Per preparare le nostre ciambelle fritte, cominciamo preparando il lievitino. Si prepara utilizzando della farina 00, lievito di birra fresco e del latte. Dopo averlo fatto maturare per circa un'ora, prepariamo l'impasto. Per l'impasto ci serve della farina Manitoba, ancora della farina 00, zucchero, burro, una patata, un limone con la scorza edibile, cioè che si può mangiare, e due uova. Andiamo a vedere il procedimento. In una ciotola versiamo il latte, sbricioliamo il lievito di birra fresco, sciogliamo il lievito nel latte con l'aiuto di un cucchiaio, aggiungiamo la farina 00 e con l'aiuto di un cucchiaio mescoliamo il nostro lievitino. Facciamo maturare il nostro lievitino per circa un'ora sotto un panno umido, nel frattempo andiamo a lessare la nostra patata. Il lievitino ha fermentato per circa un'ora, aggiungiamo la farina Manitoba e la farina 00. Cominciamo a impastare con il cucchiaio. Aggiungiamo lo zucchero e aggiungiamo anche le patate lessate, schiacciate e che abbiamo fatto raffreddare fino a temperatura ambiente. Continuiamo a mescolare. Grattugiamo la scorza del limone. Rompiamo le uova in una scodella a parte, le sbattiamo velocemente e le aggiungiamo all'impasto. Continuiamo a impastare col cucchiaio. Aggiungiamo un pizzico di sale. Aggiungiamo un po' alla volta il burro ammorbidito. Impastiamo bene fino ad amalgamarlo. Quando il burro si è amalgamato nell'impasto, aggiungiamo la rimanente parte di burro. Lasciamo lievitare il nostro impasto per circa 2 ore sotto un canovaccio umido. Dopo 2 ore l'impasto è perfettamente lievitato. Stendiamo un velo di olio sul piano da lavoro e lo spalmiamo bene con le mani. Rovesciamo sul piano oliato il nostro impasto lievitato. Essendo un impasto molto appiccicoso, ci aiutiamo ungendoci un pochettino le mani di olio e andiamo a formare una specie di sfilatino, in questa maniera. Ricaviamo una decina di pezzi dal peso di circa 70 grammi ognuno. Su una placca da forno prepariamo già dei rettangolini di carta forno pretagliati delle dimensioni di circa 15x12 cm. Ora prendiamo semplicemente un pezzo del nostro impasto, facciamo un piccolo buco al centro e gli diamo la forma finale della nostra ciambella. Ed ecco qui la nostra ciambella pronta per la seconda lievitazione. Ed ecco le nostre frittelline pronte per la seconda e ultima lievitazione. Le lasciamo 60 minuti nel forno spento con la luce accesa. Immergiamo la nostra ciambella in un pentolino con dell'olio bollente con tutta la carta forno a testa in giù così. Cuociamo circa 30-40 secondi per lato. Togliamo la carta forno solo in un secondo momento. Con l'aiuto di un colino e di una forchetta giriamo a metà cottura. Dopo circa 1,5 minuti totale di cottura, ecco la nostra fantastica ciambella fritta con la caratteristica linea chiara nel mezzo. La mettiamo a scolare su un piatto con della carta assorbente. Immergiamo le nostre ciambelle ancora calde in un piatto pieno di zucchero e una volta ricoperte mettiamole sul nostro piatto da portata. Era la prima volta che facevo le ciambelle fritte e devo essere sincero, non pensavo che venissero così buone, addirittura uguali, ma forse anche meglio di quelle del bar, perché sono veramente una nuvola. Sono molto alveolate dentro, veramente soffici, veramente leggere. Vorrei veramente farvele assaggiare a tutti quanti per farvi capire quello che intendo. Vi consiglio di provarla veramente questa ricetta, veramente semplice come avete visto. Se vi è piaciuto questo video vi invito a mettere un bel mi piace sotto a questo video, a commentare, a dirmi magari voi come fate le vostre ciambelle fritte, a iscrivervi al mio canale e a non smettere mai di provare in cucina. Ciao a tutti e al prossimo video!